così. Allora, i ritalini sono tutti. Lì c'è il recinto. Sì, alla sera vanno dentro, ah, così mangiano fieno e mangime a volontà. E invece di giorno stanno libere con le sue mamme, così almeno tutto fanno quello che devono. Allora, facciamo con la carrellata giù di qua. Falva, sei una futura produttrice, te? Le future produttrici in teoria sono quelle con la campanella. Con la campanella. Ah sì? Sì, di solito quelle che hanno la ciocca. Mauro, oggi ti va male, io ti faccio perdere tempo a Federico. Farei trovare a tutti. Lavora un po' più lui. Queste fine hanno appena sempre un'età, quindi. E dopo se ne va facendo un putre, due o tre volte da lì e basta. Io per lui fai perdere tempo a tutti. Ma bella. Ma mi ricordi a dire quando io per pesci un piante per lì tutto come ti farei. Dio tu la vengo, Dio tu la e basta. Di che anno sei te? 67. Ah, 4 anni e meno di me. E te? 84. Ma da giovane. Io sono ancora chiedo giovane. Ancora una curiosità sulla transumanza. Voi da Elva Borgata Chiosso arrivare qua, mi hai detto 4 giorni o così. Perché non lo fate in due? Perché sono tanti chilometri. Quanti? Quindi sono 68 chilometri. Ah boh, me la facevo più corta. Già, l'ho sempre fatta in macchina perché non mi piace farla a cavallo. La strada dei cannoni è lunga. È lunga. L'ho fatta una volta che c'era pioggia e nebbia, guarda da piangere. Eh sì, perché se tra virgolette fa delle belle giornate, è bello, perché panorama. È panoramica, è bellissima. Se fa brutto, noi non è detto che erano di meno. C'è la neve, perché a ottobre magari scendiamo più che c'è la neve, quindi rimane lunga. Ma su cos'è quella chiesa là? Su è la chiesa di San Martino. San Martino, che domina la pianura boschese. Domina la pianura boschese, domina sull'azienda perché ce l'abbiamo. Il sole sta tramontando. Si è di nuovo fatto tardi. Là c'è l'asino con 4 pecore. I vitelli che corrono liberi. E quando vogliono il latte arrivano poi a casa. Tutto a voce, toh, mi chiama, guarda. Simpatico. Ah, questa c'è la campanella, quindi sarà una futura riproduttrice. È simpatica che lei. Mamma chiama. Dove vanno? Mamma chiama. Sono i vagabondi. Voglio ecco qui. Allo. Un po' di 10. Qua ce ne sono ancora altre. Qua avete mezza pianura vostra, Jack. Queste le abbiamo messe fuori perché hanno i vitellini piccoli, così se li prendono bene. Sono solo le mamme con i suoi vitelli, sono un po' meno. Queste le lasciate fuori anche di notte? Le lasciamo fuori anche di notte per un po' di giorni e poi vanno poi a finire nel recinto assieme alle altre, ma sì, così si abbinano più tranquilli. I vitelli si sono presi bene, sì. Sanno bene qual è sua mamma. Buon visita a Castico, va! Guardi qua, la cucciolata, che bei! Ehi, ti svegliamo un po'. Ehi, hola! Bella! Quanto hanno adesso? 15 giorni. Che bei! Ciao mamma, e lei? Allora, anche i cuccioli a pompare.
via. Dai, bambine, dai. Più bambine. Hanno già mangiato tutto. Questo qua è per l'androne, dorme, eh? Non vedo da un sasso. Non finisci, mangia più e te via. Questo c'è. La somma farai? Le blasi, Luca. Ah, sì? Quindi, la sorella di Pioggia? Sì, sì, sì. E mi invece la cavalla gliela fai chiamare. Ah, sì? Dai da finire? Non è da finire. Non è da finire. Guarda, ciao Pomparelli, ah, ho cognato, lo so, vediamo la mongitura. Mauro, aspetta, perché te c'hai lo sgabello a tre gambe, qualcuno ce l'ha solo una? Perché fuori con una, fuori sagara, con una? Sì, essenzialmente le con tre perché sono spostabili. Se ci viene meglio a tre perché a una tante volte le stravacca. Se ci metti l'urte sghivo, questa è la sua cara. Non so, pollice o manciata? Pollice. C'è rigna. La... latte fresco, latte caldo. Una finta fino a 15 o 20 prima di te, sì, il muse Mattia Sara. Invece dopo andiamo sul prima prima sì. E basta. Gli dai il latte così, la mamma non ne basta o? Non ne basta. Il latte che mangiamo di quella di colore
Serve per gli dai l'aggiunta. Linda. Ah, Paul Debe. Questo sì che è benessere animale. Questo è benessere animale. Liberi 24 ore su 24, fanno quello che vuoi. Tutti così. Corrono, vanno, vengono. Abbiamo di nuovo fatto notte anche stasera. Adesso chiudere i vitelli. Ci sono tutti? Grandi, ci sono tutti. Andiamo qua. Adesso cosa sta facendo Mauro? Sta mettendo il mocal, perché questa qua sarà una futura partoriente. Quindi per la notte avete per la notte, il controllo. Per la sicurezza della notte mi darà l'avviso sul telefonino se lei è partorisce. Ma cosa sente, le contrazioni? L'alzamento della temperatura della bovina e mi manda il primo avviso indicativamente quando fa la prima acqua e poi il secondo avviso nel momento del parto. Penso se togli la tua festa stai per venire qua. Se sei in giro a far festa puoi tornare a casa. Allora, l'azienda l'abbiamo girata tutta, guardate qua, non mi ricordo più il nome di nonna, com'è, sì, che ha preparato tutto, sì, facciamo lo spuntino serale, la merenda sinoira. Sì, dopo aver finito di lavorare ci vuole. Salutate tutti qua gli amici che vi guardano, che vi seguono. Ciao a tutti, ciao, alla prossima. Alla prossima e alla transumanza di quest'autunno sicuro, ma anche questa primavera su di là. Va bene. Da qualche parte ci vediamo. Okay. Ti aspettiamo. Ciao, ciao. Ciao. Abbiamo fatto lo spuntino, la merenda sinoira fuori, e poi qua il filo, sono veramente gentili, mi hanno invitato a cena e io non dico di no. Questo è da esempio per dove andrò a fare i prossimi video. Se qualcuno mi vuole invitare a cena, io non dirò di no. Ciao ciao a tutti, saluti tutti. Ciao ciao. Ciao. Ah, nonno, sì, 81 anni, in gamba. Attacca.